Jim, ti affido un incarico, tenere in equilibrio un bastone sul dito. Ok, di solito me la cavo bene. È una sfida per qualsiasi persona con una coordinazione normale. Serve un po' di coordinazione mano-occhio. Sì, sono tre le funzioni in corso. Primo, devi osservare il bastone. Già. Ed elaborare l'informazione per capire cosa fare. E poi muovere la mano per tenere in equilibrio il bastone. Insomma, un'elaborazione complessa. I quadricotteri, lo ammetto, se la cavano meglio di me a tenere in equilibrio il bastone. Ma possono andare oltre e fare qualcosa che per me non sarebbe possibile? Usando l'Intelligent Feedback Loop, possono lanciarsi il bastone l'un l'altro? È incredibile! Come ci riescono? Ci sono 8 telecamere montate sul soffitto che fungono da sistema GPS interno. Le informazioni arrivano a diversi computer che inviano i comandi ai veicoli al ritmo di 50 volte al secondo. I veicoli eseguono i comandi internamente, 1000 volte al secondo, quindi il loop completo richiede 20 millisecondi dal rilevamento al capire cosa fare, per poi inviare le informazioni ai veicoli che le eseguono. 10 volte più veloce di un essere umano. Esatto, almeno 10 volte più in fretta, se non 200 volte. Ma quello che va sottolineato è che non sono controllati a distanza da un operatore umano. Esatto, il sistema è del tutto autonomo. In effetti sarebbe impossibile per una persona manovrare i veicoli per tenere in equilibrio il bastone. Figuriamoci passarlo da uno all'altro in aria, mettendone uno sotto a prenderlo. Wow!